Buon dia, 5 giugno 2023. Parte del metodo ce l'abbiamo in grafica. Ovviamente c'è tutta una spiegazione di video e di tutorial e di follow-up a corredo, ma è un metodo semplice, è un metodo che produce dei ricavi, delle gratificazioni con dei rischi moderati e con un modus operandi non particolarmente stressante, anzi non è stressante assolutamente, anche perché le decisioni vengono prese su time frame orario, ma soprattutto c'è una gestione assolutamente tranquilla, basica, serena, con leva 1, leva 2, leva 3, leva 4 al massimo, e quindi parliamo di levine veramente molto molto piccole che vengono adottate. Ci sono tanti pregi con questo metodo, con questo modus operandi. E lo sto facendo vedere, quindi i risultati li stiamo vedendo da mesi e mesi, dal 28 novembre li sto mostrando questi risultati, dove può arrivare, dove effettivamente e concretamente si può arrivare a vivere di trading avendo però un metodo fatto da una persona che vive di trading, da una persona che è da più di 10 anni che fa questo e che è sui mercati a studiare, provare, rivedere, revisionare, modificare in continuazione. Questo è un aspetto molto importante perché ovviamente il trading è anche molto allenamento. Il metodo è un metodo che deve essere un buon metodo, ovviamente, ma poi bisogna operare in prima persona e quindi mettersi lì e fare le cose che devono essere fatte. Questo è un metodo semplice, è assolutamente vero, ma nel tempo stesso bisogna avere un piano d'azione, quindi bisogna avere un block notice, annotarsi le cose e operare in un certo modo. Quindi non c'è nulla di complicato, non c'è nulla di difficile rispetto a tanti, tanti, tanti altri servizi o altre tecniche, altre strategie, tutto quello che volete voi, però ovviamente deve essere vissuto in maniera professionale. Tratto profitto oggi su Eurcad, un ottimo profitto con delle condizioni ottimali da poter sfruttare. Vedremo un attimino i dati relativi al dollaro canadese mercoledì, che cosa ci diranno, se sarà un pretesto per rafforzare ulteriormente il dollaro canadese oppure stornarlo un pochino. Questo ovviamente lo vedremo solo vivendo, se i dati relativi al dollaro canadese al Canada mercoledì saranno un pretesto per muovere il mercato in un modo o nell'altro. Poi sappiamo che tutti i cambi, tutti i cross sono correlati tra loro, quindi fondamentalmente si muove uno, si muove tutto, ma tutto dipende sempre dalla stessa radice, ossia dalla manoforte. Da lì non si scappa, e quindi tutto quello che vediamo in questo grafico, ho cercato di ripulire anche le due medie più veloci, le due medie mobili più veloci per renderlo più assorbibile, è il grafico operativo. Non c'è nulla di complicato, non c'è nulla di complesso. Poi ci sono tutta una serie di cose da vedere, annotarsi, mettersi lì, i minimi, come vengono fatti i minimi, la scatola temporale tra i due minimi, come viene formato il massimo, la caduta del prezzo. Insomma, ci sono tutta una serie di particolari molto molto interessanti, molto intriganti, quantomeno questo è quello che mi dicono gli allievi, i ragazzi e le persone che hanno acquistato il metodo. Ma soprattutto è semplice, ci sono ricavi con dei rischi molto piccini, molto moderati. Andiamo a vedere adesso l'equity line, lo statement, quindi il nuovo aggiornamento rispetto all'ultimo aggiornamento. Eravamo 1699 euro, quindi ad un solo euro, se non ricordo male, dai 1700. Vi anticipo già che il muro del 1700 è stato abbattuto, e quindi andiamoci a vedere la nuova equity line, lo statement, dati tecnici, statistici, e facciamo tutti i commenti del caso. Rifacciamo il reload per la massima trasparenza nei confronti di tutti. Andiamo ad allargare per bene la grafica. Questi sono tutti i trade eseguiti dal 27-28 novembre fino ai giorni nostri. 654,98 euro il ricavo.
Andiamo quindi a salvarci il tutto. Salva come rapporto dettagliato. Eccolo qui. Salva e come per magia dovrebbe aprirsi. Eccolo qui. Troviamo tutti i dati relativi allo Stuntment. FX Pro Financial Service LTD L Broker 9019779 è il numero di conto. Questo è il mio nome e cognome. La moneta, ovviamente l'euro. Tutti i trade che si sono susseguiti nel corso del tempo. C'è un po' di flottante, 28,74 euro, ma veramente poca roba, pochissima roba. Ed allarghiamo l'inquadratura, o meglio la stringiamo sull'equity line. Innanzitutto il total net profit, parliamo di 654,98 euro, lo stesso ricavo ovviamente che abbiamo visto in piattaforma, né più né meno. Il profit factor è a 3.34, l'expected payoff è 3.38, l'assoluto drawdown, massimo drawdown, drawdown relativo è a 2.29%. Quindi direi che il drawdown è molto contenuto, oggettivamente molto contenuto, quindi è un sistema ideale per le challenge prop firma, per il mantenimento delle challenge prop firma, con un drawdown molto contenuto. Ma questo drawdown molto contenuto ci ha portato, attenzione, un ricavo di quasi il 65%, perché il bilancio è di 1717,32 euro. Con trade a leva 1, leva 2, leva 3, leva 4, quindi non c'è neanche il bisogno di andarsi a scegliere un broker con chissà quale leva, perché la leva è veramente una leva molto molto piccola. Rischi molto contenuti, ricavi interessanti, perché il 65%, quasi il 65%, in poco più di 6 mesi, direi che il risultato non è assolutamente male. L'equity line direi che parla da sola, è un'ottima equity line, un equity line che sale progressivamente, ovviamente più si va avanti nel corso del tempo e più vedremo un equity line di questo genere, di questo tipo, perché quando il sistema è un buon sistema, l'equity line sale progressivamente con delle piccole pause. Quindi questa equity line prendetela come punto di riferimento anche rispetto a tante altre equity line di sistemi affidabili, professionali, sistemi che potete voi stessi adottare, perché sono dei sistemi che non sono dei sistemi da gambler, non sono dei sistemi che vi mettono ansia, pressione, stress o quant'altro, perché seguite un piano logico, un piano professionale logico da adottare di volta in volta. 194 trade, questo è un altro numero importante, perché ovviamente 194 trade in 6 mesi abbondanti significa che mediamente parlando ci sono 2 trade per giornata operativa. Sto andando ad occhio, dovrebbero essere più o meno 2 trade per ogni giornata operativa. E quindi direi che anche questo 1-2 trade, ecco, 1-2 trade per giornata operativa, quindi veramente un numero contenuto, un numero ideale da seguire. Sono trade che non vengono aperti in continuazione, ma vengono aperti quando ci sono le giuste condizioni. Gran parte dei trade sono stati fatti al rialzo. La percentuale di trade vincenti è al 79.38%. Altri dati significativi onestamente non ce ne sono, nel senso che il numero massimo di trade consecutivi vincenti o il numero massimo di trade consecutivi perdenti a valenza relativa, nel senso che noi
interessa il total net profit, interessa appunto la percentuale di ricavo, interessa la percentuale del drawdown, il profit factor. Questi sono i dati importanti, significativi. Questa è l'equity line. Un equity line che innanzitutto ha già oltre 6 mesi di vita, e quindi parliamo di un equity line che comincia a diventare un equity line rilevante. Oltre all'equity line rilevante, abbiamo dei dati che ci confermano un modus operandi professionale con dei rischi molto contenuti, e quindi sfatiamo anche il mito che vede delle percentuali interessanti a fronte di drawdown elevati, profondi, radicati e quant'altro. Assolutamente no, perché il drawdown è molto contenuto. Quindi, avendo un drawdown molto contenuto, i ricavi sono pari quasi al 65% in poco più di 6 mesi. Quindi un incremento dei quasi 65% da 1.060 a 1.717 euro. E quindi direi che anche l'incremento ci dice molto su questo metodo, su questo sistema. Questo è quanto, e questo è quello che chiunque dovrebbe vedere, qualunque persona dovrebbe vedere per poter cominciare a valutare, non acquistare, cominciare a valutare l'acquisto, quindi l'arrivare a conoscere quel modus operandi, quel metodo, quella tecnica, quella strategia.